Se dovessi associare questo piatto a una giornata di sole, che clima l'associerebbe? Clima caldo, estate, estivo? Se dovessi associare la stagione a questo piatto, se fosse una stagione? L'estate. Quindi è piaciuto. Questo attestato a lei, grazie. Lo dedico a te, è stato un percorso. Cosa ti ha lasciato questo percorso? Come mi ha lasciato? Cosa ti ha lasciato di questo? Quello sicuro. E vabbè, a livello di soddisfazione personale, sensazioni? Sto bene, è felice così, è felice, si vede dall'espressione. Va bene. Daniele, anche tu, stessa domanda, voglio sapere chi dare chi questo che è stato? La signora di voi. Ma ci stai, Sara? Magari lo cerchiamo. Vabbè, gli rimaniamo, sarà contento che io portato. Jay, perché questa scelta di fare questo percorso? Ma io ero pronta per l'altra domanda. Io lo sapevo, però, che te li preparare così. Improvvisa, vai. Perché mi piace cucinare? Fantastico, perché comunque l'avete riconosciuta, è anche un'attrice bravissima, quindi è chiaro che l'improvvisazione qua scattava automatica. Grazie Jane, complimenti per il lavoro che hai fatto. Delica, volevi altro le domande? No, vabbè. Allora io ho capito. Oh, vedi che bello. Cosa hai provato nel preparare il tuo piatto questa sera? Dai, su, fate vedere, fate due tale, no, piani, carina. Ragazzi, abbiamo fatto un passo avanti, siamo cresciuti, va bene. Attestato di partecipazione, a chi dedichi questo attestato? Alla mia famiglia. Ho capito, potevi dire una cosa. Senti, ma sei fidanzato? Vabbè, ma che dici? Visto che adesso impari a cucinare, troverai anche la donna perché, capito, la cucina... Vabbè, ok, perfetto. Andiamo avanti! Allora, Mauro, le origini del tuo cognome? Vabbè, così, perché non c'è niente scherzo, chi dai chi mi sono attestato? A lui, a te. Perché hai deciso di fare questa cosa? Come ti è nata questa passione? Ah, una passione. Si è arricchito, va bene. Va bene, da oggi non c'è. Federica, domanda, che domanda vuoi? Questa domanda che ti a chi lo devi? Vai! A mia zia che mi ha pagato il conto. Quindi a chi lo dedichi questa testata? Mi conviene. Ah, ovviamente, ti conviene dire la moglie, perché così, che dico a casa stasera. Erika, da dove vieni tu? Da Cile. Da Cile?
capito, cioè, vabbè, dai, su. Cioè, dire che mi siete messi d'accordo stasera. No, ho capito. Però tu hai un cognome qui, no? Le tue origini. Origine? Dell'Ecuador. Forse hai quindi quello che hai imparato, anche mettere qualcosa della tua terra anche in quello che hai imparato. Sì, benedico il mio paese. Oh, una dedica al paese. Ma non è un buonissimo. Senti, di quello che ti pare, Caterina, se non ti fa male. La dedica ai miei compagni di corso. Oh, questa ci è piaciuta. Vedi. Va bene. Allora. Il corso che faccio, che siete così tanti, quindi il buon risultato, quello che avete mangiato tutti, penso sia stato la soddisfacente, almeno per i 6 mesi di corso. È veramente dura, l'avete vista oggi con la giornata, quindi io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo. Il miglior piatto che ho dato la votazione io è stato il dolce, che è piaciuto. Bravo Mauro! Carino il cuore di budino all'interno.